Buongiorno, benvenuti a tutti. Siamo qui con un caro collega ed amico, l'avvocato penalista Alfredo Liguori. Oggi si parla tanto di lotta e di guerra vera e propria all'evasione fiscale, per cui abbiamo pensato noi di Tax Planning di intervistare chi con il penale ha a che fare tutti i giorni e con l'evasione fiscale ha a che fare tutti i giorni. L'avvocato Alfredo Liguori collabora con noi da anni, con me in particolar modo su numerosi clienti, quindi insomma ne abbiamo viste parecchie, però piuttosto che espormi io evidentemente in prima persona ho preferito intervistare lui, perché sicuramente ha una cognizione, un'interpretazione, un'applicazione della materia che non evidentemente è molto più approfondita, e la mia insomma ne ha viste molto più di quanto ne abbia potuto vedere io. Ok, allora Alfredo, buongiorno, grazie mille per la tua disponibilità, gentilissimo. Buongiorno a te Luca, grazie a te per l'intervista, insomma per l'occasione. No, è un piacere soltanto mio e sicuramente anche della nostra audience, che sarà contentissima di capirne un po' di più del tema penale. Noi parliamo tanto di tributario e di pianificazione fiscale internazionale, molte volte si tende a sottovalutare invece la pericolosità di determinati reati, soprattutto quelli legati all'evasione fiscale, con cui io mi trovo a avere a che fare obiettivamente tutti i giorni, cioè nel senso mi trovo molto spesso clienti che o richieste da parte di potenziali clienti che si trovano diciamo con la bomba in mano e non sanno che pesci prendere, quindi diciamo sono anche situazioni piuttosto delicate, che come dire, anche in questo campo la prevenzione, come citerai anche tu, è importantissima, ma non sempre diciamo il contribuente si rende conto di quello che sta facendo quando lo sta facendo, quindi non c'è sempre una colpa come dire da parte del cliente, molte volte si tratta di ingenuità, però sono ingenuità che possono costare caro. Infatti io mi trovo diciamo a valutare numerosi casi anche di evasione di IVA eccetera eccetera, e quindi poi si spiegano le conseguenze al contribuente che, come dire, cade dal pero e dice sì, ma io non lo sapevo. Ok, quindi siamo qui per fare un po' di prevenzione, per spiegare anche un attimino ai nostri ascoltatori come reagire in caso di accertamento. Infatti non so se, anzi mi fa piacere se vuoi spendere due parole sul tuo profilo, per introdurre la tua professione, esattamente quello che fai, così ci facciamo conoscere. Allora, io sono un avvocato penalista, opero diciamo principalmente in Italia, a Napoli, ma spesso mi sono trovato anche in casi di rogatoria internazionale in Spagna. Sostanzialmente mi occupo chiaramente di difendere clienti sia privati che persone giuridiche in ambito penale a 360 gradi. Chiaramente il mio nucleo e la mia specializzazione è comunque nella materia imprenditoriale e fiscale, poiché ho avuto nel corso degli anni una vera e propria richiesta sotto questo profilo, e quindi mi sono potuto, tra virgolette, allenare nel difendere sostanzialmente clienti che avessero questo tipo di problematiche. Diciamo che la cosa principale che accade spesso nei casi che mi trovo a trattare è che, come dicevi giustamente tu, il cliente molte volte si ritrova con la cosiddetta bomba in mano, quindi con l'avviso di garanzia o con diciamo una notifica da parte dell'autorità giudiziaria di cui apparentemente per negligenza o per cattivi consigli non si aspettava, non era a conoscenza. Io poi chiaramente riporto a te, perché sicuramente mi potrai fare delle domande più specifiche, però come regola generale si parte tutto da come, io dico sempre ai miei clienti, come si gestisce la propria attività. Il come si gestisce la propria attività passa per due principi. Il primo principio chiaramente è una delega, ma non totalitaria, a professionisti, perché avere un occhio sulla propria attività è sempre importante. Il secondo principio che io successivamente o preventivamente do ai miei clienti è quello di affidarsi a professionisti competenti, perché i professionisti competenti sono quelli che poi possono fare la differenza nello svilupparsi di problematiche che ogni attività societaria ha nel corso della sua naturale esistenza. Chiaro, chiaro. Ti ringrazio per questa
introduzione. Allora, la prima domanda che volevo porti oggi è questa: che cosa succede in caso di accertamento dal punto di vista penale? Cioè, quindi che cosa può succedere al contribuente che non si aspetta, no? Evidentemente, che gli, come proprio materialmente, concretamente, uno che cosa deve aspettarsi? Beh, i casi sono diversi a seconda della tipologia del reato che la procura, insomma, in questo caso accerta, perché ricordiamoci sempre che nel penale non c'è un interlocutore privato, il nostro interlocutore è lo Stato, attraverso praticamente la tutela dei suoi diritti che vengono esternati con il pubblico ministero, che è un magistrato che in qualche modo formula l'azione penale. Quindi la prima cosa è che può accadere è quella di avere una notifica di un avviso, però perché mi è capitato spesso, non è sempre così, perché a seconda della tipologia del reato, e nei reati tributari accade spesso, ora se passerà questo decreto ancora di più, solitamente la procura ha un potere di iniziativa già dalla fase delle indagini, attraverso il quale con tutta una serie di attività che possono poi sfociare in un sequestro, in un accertamento a sorpresa, insomma, e quindi in una serie di attività che sono precedenti alla vera e propria notifica dell'avviso cosiddetto di conclusione delle indagini, può mettere in atto una serie di attività che bloccano l'imprenditore e lo danneggiano, perché immaginiamo un'attività improvvisamente arriva la guardia di finanza, sequestra e chiude l'attività, possiamo immaginare quello che sostanzialmente può accadere sia rispetto proprio al danno economico che subisce l'imprenditore, ma anche rispetto a tutti i lavoratori che improvvisamente si trovano a dover fare i conti con l'assenza del lavoro, perché i poteri di iniziativa sono in fase di indagine, quindi l'accertamento probatorio non c'è ancora. Ci sono sicuramente una serie di caratteristiche, indizi che portano a ritenere che quel soggetto abbia violato la legge, ma non c'è ancora un accertamento vero che quindi prova la responsabilità. Nonostante ciò, il nostro codice prevede questa possibilità, e quindi questa possibilità, che è completamente nelle mani del pubblico ministero, può in qualche modo danneggiare pesantemente l'attività dell'imprenditore che viene colpito. Quindi, regola principale: se succede che si ha un accertamento da parte dell'autorità, chiamare un difensore. Questa è la prima cosa. Però, che io... Perdonami, quindi mi stai dicendo che se, diciamo, dal libero arbitrio del pubblico ministero possono decidere di bloccare un'attività economica praticamente in pieno, anche se sulla base di presunzioni, cioè anche se c'è un fumus in realtà, quindi non c'è neanche, proprio quello in fase probabile, dopodiché si procede alla raccolta delle prove, quindi se del caso eccetera eccetera, però nel frattempo mi hanno bloccato l'attività, quindi io mi ritrovo con i dipendenti che non li posso pagare, o comunque non li posso far lavorare, quindi come imprenditore comunque un danno economico, evidentemente se ho un'attività produttiva è tutto bloccato, ma ovviamente anche un'attività di servizi, mi ritrovo con gli uffici chiusi in sostanza. Sì, sostanzialmente esistono poi varie funzioni, cioè nel senso che l'attività può essere chiusa parzialmente, può essere chiusa totalmente, può essere sequestrata, ci può essere addirittura l'estensione del sequestro anche ai conti correnti, insomma dipende un attimino da quella che è l'ipotesi che il pubblico ministero ha prefigurato rispetto agli elementi che segretamente ha già raccolto, perché tutto parte da una notizia di reato, chiaramente. Chiaro, quindi. Questo però è il caso estremo. Ci potrebbe anche essere invece un caso in cui viene notificato un avviso semplicemente di conclusione delle indagini, per il quale il soggetto si trova poi a dover scoprire, ad effettuare la cosiddetta discovery degli elementi già raccolti a suo carico, e quindi poi difendersi. Quindi i profili possono variare, c'è una forbice piuttosto ampia di approcci, dalla gravità. Dalla gravità del reato, anche immagino dalla cifra in questione, no? Certo. E parliamo di 2.000 o di 1 milione di euro di evasione, cambia anche l'approccio del pubblico ministero, evidentemente. Sì. Ma nella tua esperienza, così, una nota di colore, hai mai notato un approccio clemente dai parti dei pubblici ministeri, o di solito si parte in quinta senza pietà?
Allora, guarda, la differenza, come io dico sempre, la fa l'uomo, come, come tutte le cose, perché chiaramente nella mia esperienza ho notato che ci sono magistrati che hanno un senso pratico e quindi capiscono che seppur è stata commessa un'illegalità, bloccare un'attività imprenditoriale comporta inequivocabilmente dei danni e quindi ci vanno giù meno pesantemente, cercando di trovare un giusto equilibrio fra l'attività e diciamo l'intervento della legalità. Ci sono poi una serie di magistrati, chiaramente un po' più astratti, come li chiamo io, che invece intervengono a gamba tesa, non hanno nessun tipo di interesse sugli effetti del loro intervento, o comunque ce l'hanno in minima parte, e a quel punto inizia il problema vero, perché sicuramente partiamo da un presupposto: in un sistema come quello italiano è impensabile di poter raggirare la macchina legale, cioè la macchina legale italiana è lenta ma è inesorabile, cioè nel senso comunque riesce ad arrivare all'obiettivo. Il problema che succede spesso dalla mia esperienza è che proprio per un ritardo o proprio per una lentezza della macchina stessa, molto spesso nella prima formulazione, che poi è quella che danneggia maggiormente l'imprenditore o la società, il pubblico ministero allarga la forbice e quindi butta dentro una serie di reati, anche satellite, che poi in realtà lungo il percorso del, diciamo, del dibattimento o comunque della causa vengono meno, ma che nell'immediato hanno creato un danno maggiore. Chiaro. Quindi, chiaro. Intanto io te li metto lì, poi dopo si va a vedere come si... Tanto io il capo d'accusa te lo formulo, no? Poi dopo alla fine andiamo a vedere se riusciamo a smarcarlo, ma io nel frattempo, per non saperne leggere né scrivere, metto carico tutto, no? E poi dopo si va a vedere. E lì chiaramente la differenza la fa l'avvocato, evidentemente, quando interviene. La differenza la fa l'avvocato, ma non solo, la fa anche il consulente finanziario, la fa il commercialista, perché lì poi si lavora in squadra. Chiaramente l'avvocato, tecnicamente, per quello che riguarda il processo e le sue regole, però se l'avvocato non è messo in condizione di conoscere la vita di una società, certo, non può agire nel migliore dei modi nell'interesse di un cliente, quindi è sempre un lavoro, diciamo, di squadra. E dal tuo punto di vista, quindi, secondo te come deve reagire un imprenditore piuttosto che un contribuente nella misura in cui viene, allora, è la prima cosa da fare, secondo te? Allora, la prima cosa da fare è mantenere la calma, io lo dico. Che non è facilissimo. È molto difficile, perché chiaramente gli interessi, soprattutto se le società hanno dei numeri importanti, sono alti. Però bisogna pensare, bisogna fare uno switch mentale sul mondo. Questa è la situazione, anche se io faccio il pazzo non la posso cambiare nell'immediato, quindi mantenere la calma e capire cosa sta accadendo è la prima regola. Te lo dico perché spesso non accade questo, cioè il cliente va in panico, non sa cosa fare e commette errori su errori, certo, e che aggrava la situazione, ma ci sono, esatto, anche tutti i casi di cronaca, insomma, sull'argomento. Sì, assolutamente. Sappiamo, sì, ma soprattutto può in quel momento dire cose o fare cose che sono poi controproducenti, quindi bisogna un attimino cercare di mantenere questo tempo. Quindi contare fino a 10. Sì, anche 11. Dopodiché sicuramente rivolgersi ad un professionista, perché il professionista può intervenire nell'immediatezza e ci sono delle cose che si possono fare subito per diciamo riportare la situazione in equilibrio o comunque dare una versione alternativa di quelle che sono poi le risultanze investigative. Dopodiché va affrontato un passo alla volta, quindi va diciamo strutturata una difesa tecnica sulla base della documentazione, sulla base del fatto storico e sulla base di quella che è l'esperienza che l'imprenditore o la società ha posto in essere fino a quel momento. Diciamo che nella varietà delle cose che possono accadere, può accadere anche che ci sia stata una mala gestio, per carità. Quindi a quel punto lì dove si può rimediare si rimedia, lì dove non si può rimediare si cerca di attenuare quelle che sono le conseguenze.
Certo, si applica la legge, insomma, vediamo se c'è qualche attenuante. Ma come nella tua esperienza, gli errori più comuni di reazione, no? Parlavamo della difficoltà di reazione. Quindi, sì, come dire, sì, quello che non ci suggeriremo, non suggeriremo mai ai nostri clienti, che è cancellare l'hard disk piuttosto che no? Allora, l'errore più comune te lo riassumo in un paio, va, diciamo, io li posso catalogare sulla mia esperienza in due errori. Il primo è quello di voler trovare il coniglio dal cappello, dal cilindro, cioè nel momento in cui c'è un accertamento qualcosa è accaduto, quindi non si può rocambolescamente cercare di rimediare nell'immediatezza dando informazione alla polizia, dando informazione alla Guardia di Finanza, millantando di non saperne nulla, perché questo da un punto di vista legale non ha nessun valore. Quindi diciamo l'errore più comune è il panico, come ti ho detto. Il secondo errore è quello di voler rimediare in maniera artigianale. Immaginiamo l'imprenditore che sa di aver sbagliato e invece di porre in essere una strategia intelligente prende e vuole cestinare i documenti che potrebbero comprometterlo o vuole praticamente cancellare le tracce dell'ipotetico reato. Insomma, entrambi i rimedi, benché molto comuni, sono sbagliati, perché nel momento in cui c'è l'accertamento il rimedio è solamente tecnico, il rimedio artigianale, il rimedio per perché può sfociare da condotte semplici a fraudolente. Di connessione. Ok, c'è stato un attimo un calo di connessione. Allora, quindi tendenzialmente gli errori, e quindi tendenzialmente i consigli sono di non farsi prendere dal panico e soprattutto non mettere mano a niente, cioè quindi non alzate il telefono se non per chiamare il vostro avvocato e non mettete mani nel computer né pensate di, come dire, nascondere documenti o robe del genere, perché finite soltanto per aggravare la situazione. Quindi evitate situazioni artigianali. Quindi la cosa da fare immediatamente, evidentemente, è quella di chiamare con il professionista, poi sarà l'avvocato a concertare, come dicevi giustamente tu, in team con chi conosce, magari a seconda della tipologia di reato commesso, no? Evidentemente, quindi il commercialista piuttosto che il consulente finanziario, cercare di ricostruire la vicenda, di capire se poi davvero le accuse sono fondate oppure no, che ci sono assolutamente anche i pubblici ministeri non è che hanno la sfera di cristallo, passano le loro indagini su indizi che però possono essere possono anche come dire portare a un nulla di fatto, quindi e alcune volte è assolutamente così. Quindi la differenza evidentemente la fa il sangue freddo e poi il vostro professionista per forza di cose. Il caso peggiore che mi stavi dicendo che può succedere è che ti blocchino l'attività, ma in questa attività, come dire, ispettiva, è un'attività, come dire, è una come dire, credo che anche da un punto di vista personale sia piuttosto pesante, cioè tu ti vedi arrivare praticamente questi uomini delle forze armate praticamente in orari improbabili. Considera che loro, se fanno questi sequestri, sono tutti atti a sorpresa, quindi sostanzialmente arrivano in orari improbabili, entrano, mettono sotto sopra perché devono fare, iniziano a bloccare proprio l'attività sotto tutti i profili e poi fanno un verbale che notificano al pubblico ministero, nel quale fanno un resoconto di quelle che sono, diciamo, che è la delega d'indagine. Quindi se trovano qualcosa lo prendono subito, lo portano come elemento di prova. Se non trovano niente, comunque possono tenere la società sotto stato di osservazione. Quindi è un momento molto particolare quello in cui si verifica un atto di questo tipo. Cosa diversa è invece se viene notificato semplicemente un 415 bis, tecnicamente l'avviso di conclusione delle indagini, perché a quel punto non c'è stata una vera e propria azione nei confronti della società, ma casomai nei confronti del soggetto che è titolare, che ha fatto qualche cosa, insomma, che non doveva fare. Però lì si va ad agire proprio su questioni documentali tali che non bloccano l'attività in sé. Non c'è una differenza. Il momento di ingresso di sequestro è sempre psicologicamente tragico, sì. Ovviamente, anche per forza di cose, perché poi
ci sono anche casi evidentemente piuttosto di reati importanti, quindi evidentemente non è che possono mettersi guanti, no, per entrare e cercare. Però evidentemente come dire, in questa azione di intervento ci va di mezzo anche chi poi magari non il reato non l'ha commesso, evidentemente non è un mafioso, non ha commesso reati, però diciamo non ci sono due pesi due misure, no? Evidentemente l'intervento è sempre distruttivo anche da un punto di vista l'intervento che... sì, è totale, l'intervento è comunque ingloba la società nel suo insieme, quindi non è che c'è una distinzione iniziale su chi ha fatto e chi non ha fatto. Chiaramente c'è da un punto di vista personale, perché se sono un operaio di un'attività, a meno che non mi sono fatto coautore di alcune attività illecite, non sarò indagato nel procedimento, però già se ho un ruolo amministrativo è più probabile, insomma. Chiaro. Quindi è molto ricorrente tributario, evidentemente, sì, ruolo amministrativo, cioè dal firmatario della dichiarazione all'amministratore della società, quindi è piuttosto ricorrente. Bene, non vorrei andare troppo lungo, e infatti secondo me è arrivato il momento di parlare della lotta all'evasione a cui assistiamo oggi. Lo diciamo, stiamo registrando oggi 6 novembre 2011, quindi in realtà siamo in attesa ancora di un layout definitivo, però oggi, come dire, quest'ultimo governo attualmente in carica, si parla tanto di lotta all'evasione, no? Poi lo si fa per motivi, sì, eccetera eccetera, in questo momento ci interessa meno. Quello che ci interessa davvero è capire quali saranno gli effetti di questo intervento, se passerà, se diventerà legge evidentemente al 100%, perché mi sembra di capire che siamo di nuovo con i forconi in mezzo alla strada e gridiamo morte all'evasore, morte all'evasore. Certo. Quindi cerchiamo di capire un attimo, con l'aiuto di chi ci mette le mani tutti i giorni, quali possono essere le conseguenze. Si parla di inasprimento delle pene, se non sbaglio. Sì, allora, vedi, la lotta all'evasione è antica quanto l'Italia, perché sostanzialmente devi considerare che già ai tempi di Tangentopoli quel sistema che è stato sgretolato ne ha semplicemente costituito uno più difficile da trovare. Quindi da questo punto di vista c'è una sorta di inasprimento di tutte le sanzioni per alcune tipologie di reato, pensiamo alla dichiarazione infedele. Addirittura c'è un inasprimento tale che si introduce l'udienza preliminare, perché la soglia arriva fino a 5 anni, anzi superiore ai 5 anni, perché se non ricordo male la nuova previsione normativa parla di sostanzialmente no, 2-5 anni, mentre prima era 1-3 anni. Questa cosa... Lo ricordiamo, perdono se ti interrompo, lo spieghiamo, perché non tutti sono chiaramente attenti alla materia. Sì. Dichiarazione infedele è quando tendenzialmente l'ammontare che dichiara in dichiarazione non corrisponde, esatto, a quello reale. Non corrisponde a quello, esattamente, molto semplicisticamente questo. Quindi sostanzialmente questa riforma di questo decreto legge, insomma, che è stato diciamo da poco attuato, anche se non è ancora convertito, sostanzialmente porta proprio, come dicevi tu, un inasprimento delle pene, quindi una maggiore lotta alla sanzione, quindi una maggiore propensione alla sanzione, una lotta all'evasione, scusami, e di conseguenza abbassa anche per alcune tipologie di reato le soglie, quelle che sono praticamente il discrimine fra una condotta illecita e una condotta penalmente rilevante. Facendo queste due, diciamo, questi due aggiusti, la norma chiaramente restringe moltissimo il campo d'azione e di conseguenza diventa un vero e proprio problema, perché le soglie sono proprio basse, quindi si parla di 100.000 euro. 100.000 euro di imposta evasa è veramente un attimo, pensa a qualsiasi impresa commerciale, insomma, che fattura, esatto, da mezzo milione di euro in su, e quindi con margini anche bassi, quindi veramente, esatto, è un attimo a raggiungere queste soglie ormai. Siamo scesi da 150.000 che già erano bassi, 100.000, come dire, siamo tutti indagati. Sì, addirittura sempre per la dichiarazione infedele, per le grosse società c'è l'abbassamento da 3 milioni a 2 milioni, quindi c'è un milione, attenzione, sono soldi, quindi che, insomma, voglio dire, c'è stata proprio una vera e propria spinta a cercare di arginare questa emorragia che in Italia è molto presente da un punto di vista proprio storico. Però di contro qual è il problema? È che in realtà queste modifiche non solo comportano un restringimento da questo punto di vista dell'azione, ma se poi
si incappa in, uno di in una di queste fattispecie disciplinate insomma dal decreto legge, che erano già disciplinate come reati tributari, c'è anche un altro problema, che l'alzamento delle soglie di punibilità, quindi portare un reato a 5 anni, comporta non solo l'introduzione dell'udienza preliminare, che è un'udienza filtro prima del dibattimento, che quindi aggrava anche da un punto di vista dell'imprenditore le spese giudiziali, perché c'è uno stato in più, ma non solo, c'è anche poi una serie di interventi che sono quasi ormai equiparati ai reati di mafia, come le misure cautelari. Cioè, a questo punto, alzando le soglie di reati, via libera agli arresti domiciliari, alla custodia cautelare in carcere, che prima erano previste solo per nella materia tributaria, per il superamento di soglie veramente alte, e quindi si interveniva lì quando c'era un problema proprio evidente. Invece qui ora il limite è piccolo, e quindi di conseguenza l'imprenditore è messo sotto l'occhio del ciclone. Se scantona, c'è un problema serio, che è anche quello della libertà personale per alcune di queste fattispecie. Quindi sostanzialmente c'è una tendenza a voler arginare il problema in maniera preventiva, cioè quindi a indurre il soggetto proprio a non cimentarsi in azioni rocambolesche, perché diciamo c'è poi una tenaglia che lo tiene frenato. Però attenzione, dico solo questo e chiudo. Non sempre è colpa dell'imprenditore, perciò io dico rivolgersi a professionisti, perché se diciamo c'è un'attività che è florida, che macina quindi entrate, bisogna gestirle bene, perché se si pensa di poter in un sistema come quello italiano avere tutto e non pagare nulla, si è su una strada sbagliata. Quindi le persone devono essere indirizzate da chi poi sa fare il suo lavoro, e anche dal mio punto di vista avere un consulente nella materia penale sotto questi reati per un'attività che insomma frutta all'anno soldi è una mossa intelligente, perché certo, queste tipologie di reato possono essere in qualche modo evitate con degli accorgimenti ovviamente legali, cioè nel senso con degli accorgimenti che vanno in qualche modo ad arginare problematiche che sono ormai comuni nella gestione di un'attività. Certo, soprattutto mi sembra di capire, alla luce di questa nuova caccia alle streghe, che praticamente rischia, sì, cioè dobbiamo aspettarci a questo punto un moltiplicarsi di casi di restrizione di libertà personale, evidentemente. Assolutamente sì, assolutamente sì, e non solo. È stata introdotta sempre dal decreto legge la confisca per sproporzione, che è introdotta proprio dall'articolo 12 ter del decreto, che mentre prima c'era solo la confisca obbligatoria, cioè quindi la confisca veniva effettuata laddove secondo la previsione normativa c'era quindi un'obbligatorietà di confisca, quindi evidentemente un giudizio già di colpevolezza pieno successivo al sequestro. In questo caso invece la confisca obbligatoria riguardava solamente i beni societari, in questo caso invece la confisca si estende anche ai conti correnti, ai beni personali. Personali, si passa proprio senza pietà, si supera il confine della persona giuridica e si sfocia in quello della persona fisica. Senza si problemi. Arriva praticamente ad equiparare i reati tributari quasi ai reati di mafia, cioè per farti capire insomma a che punto siamo arrivati. Addirittura per gli enti c'è una sanzione che viene chiamata parapenale, nei quali questo decreto la introduce, nei quali gli enti che sono corresponsabili di attività illegali da un punto di vista tributario possono subire una sanzione fino a 500 quote. Quindi attenzione, insomma, cioè, è una bella riforma da un punto di vista però sanzionatorio, insomma, che vuole restringere tantissimo il campo d'azione, e quindi è una vera e propria lotta all'evasione, fatta però, come giustamente dicevi tu, sulla base di prevenire un problema che è molto presente, sì, con dei restringimenti abbastanza azzardati, perché ricordiamoci sempre che una nazione si muove sull'impresa, cioè se tu l'impresa non gli dai un minimo di gioco, insomma, al di là della nostra impostazione liberale, c'è da dire che chiaramente questa è un'opinione del tutto personale. Non è modo, o comunque non è l'unico modo di intervenire sull'evasione fiscale, l'inasprimento delle pene, diciamo che storicamente non ha dato mai frutti, però vediamo un attimino.
cioè questa è l'impostazione che si vuole dare. Sì, no, come vedremo quali saranno, gestiremo a questo punto le conseguenze, tanto il prossimo governo le ricambierà probabilmente. Comunque quello che tendenzialmente è successo è un inasprimento delle pene, quindi sono aumentati gli anni di carcere che praticamente per vi danno per tutti le reati, dichiarazione fedele, dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture false, occultamento dei libri contabili, documenti contabili, omesso versamento delle soglie IVA o ritenute, eccetera, eccetera, tutte inasprite. E su alcune, cioè no, su tutte quelle ipotesi in cui era prevista una soglia minima, la soglia si abbassa o della metà o di un terzo. Quindi attenzione. Sì, la dichiarazione infedele passa da 150 a 100, la dichiarazione. A 100. IVA rimane a 50.000, già l'emissione di fattura. Cioè, più basta le 50 significava praticamente dare dell'evasore anche alla ceria sotto casa a un certo punto. Perché... Assolutamente sì, però per esempio per l'omessa dichiarazione, per l'emissione di fatture false, la soglia di un anno si alza tantissimo, la soglia di reclusione, perché va da 4 a 8 anni, mentre prima era da un anno e 6 mesi. Allora doppiato. Esatto, rimane però l'ipotesi attenuata sotto i 10.000 euro, in cui rimane a un anno e 6 mesi, ad esempio, fino a 6 anni. Però attenzione, ricordiamo una cosa importante, perché sennò l'utenza che ci ascolta potrebbe non comprendere. Nel processo penale tutti i reati che sono sotto i 4 anni, in pratica, in sostanza, non si vede applicata una misura cautelare e non c'è la pericolosità, diciamo, il profilarsi qualora ci sia una condanna del carcere. Quando il reato supera i 4 anni, per legge si può applicare una misura cautelare e c'è la possibilità di sfruttare il residuo pena in carcere o agli arresti domiciliari. Quindi è su questo aspetto che in realtà, in maniera sanzionatoria preventiva, il legislatore ha voluto dare una sferzata a questo tipo di condotte, cioè nel senso che al di là delle soglie, che voglio dire si abbassano di 50-100.000 euro o per le società più grandi, come ho detto prima, di 1 milione di euro, però quello che si aumenta in maniera abbastanza evidente è proprio la sanzione. Quindi c'è il rischio di applicare, secondo, diciamo, quelli che sono i profili normativi, le cosiddette misure cautelari. Chiarissimo, quindi non solo il blocco della società, ma anche di chi opera, cioè quindi del titolare, quindi c'è un doppio profilo. Quindi raddoppia anche il pericolo, diventa veramente complicato poi reagire ad una cosa, neanche uscirne puliti, cioè veramente complicato. Sì, è complicato, perché qualora scatta la misura vuol dire che qualcosa c'è, quindi comunque... diventa quasi come gestire un reato di associazione, voglio dire, con le dovute differenze, chiaro. Però l'approccio è identico, chiaramente. Va bene, Alfredo, allora io non mi fermerei qui per oggi, nonostante potremmo andare avanti per ore, perché il tema obiettivamente è interessantissimo, e i reati di evasione evidentemente sono anche piuttosto comuni, no? Considerato sono attuali. Sì. E qualcuno ce n'è capitato, cioè a me meno, praticamente tutti i giorni. Quindi più o meno, lasciamoci così. Intanto ti ringrazio, sei stato gentilissimo, esaustivo. Spero insomma che diciamo insieme siamo riusciti a far passare un po' di messaggio anche in maniera semplice e dare un indizio di quello che sta accadendo oggi in Italia. Sono sicuro che ci rivedremo ancora per delle future, diciamo, conversazioni. Tra l'altro piacevolissimo, ok? Quindi ti ringrazio davvero tantissimo. Salutiamo gli ascoltatori e noi ci rivediamo nel prossimo video. Grazie a te. Ciao.